Avevamo pensato di iniziare in studio contrordine, è capitata una possibilità eccezionale, mi ha dato l'ok un amico che da questo momento sarà il nostro consulente e la nostra trasmissione cambierà da così a così. Facciamo subito la trasferta per andarlo a incontrare, poi speriamo le prossime volte possa venire lui perché è anche una scomodità andare, però andiamo a raggiungerlo volentieri. Ciao, a dopo. Vogliamo arricchire la nostra trasmissione, ci abbiamo pensato e ripensato, c'è qualcosa che vogliamo fare di più e finalmente abbiamo trovato l'esperto che fa per noi, stiamo andando a casa sua. Dovrebbe essere, se noi andiamo in fondo, poi giriamo a destra e poi sempre dritto, poi a sinistra e poi al semaforo chiediamo. Dai che ci aspettano. Vieni. Mi sono perso. Raffaele, vieni. Dove sei? Qua, vieni. Sono già diventato dottore. Sì, Raffaele. Bene, lei? Io bene. Buonasera a tutti quanti, salve, buongiorno, buona mattina. Secondo... Come facciamo? Siediti. Abbiamo un microfono. Siediti, ecco, guarda, hai visto, è tranquillo. Come state? No, ma parla con me, scusa. Sì, no, ma c'è un signore là che lo conosco. Dimmi tutto. Io ho pensato che siccome non sappiamo, vogliamo far decolare il nostro rapporto col pubblico, ho pensato ci vuole un professionista del settore, ci vuole uno che la sappia lunga. Beh, certo, che devo fare? Devo spogliarmi? Fare un film a luci rosse? No, che devo fare? No, perché te, di cosa ha bisogno la gente? Te lo sai di cosa ha bisogno? Lo so, di soldi. Questo no, no, ma dare. No, ma lascia stare i soldi, ma no, no, di comunicazione, di affetto, di come arrivi al cuore della gente? Guarda, te vuoi arrivare al cuore o al cervello? No, io voglio arrivare a tutto, cioè a praticamente... Te vuoi tutto o niente? Non con la forza. Ma con la persuasione. Cioè, te vuoi un rapporto completo. Beh, dimmi. Adesso vengono a spararmi in casa. No, puoi parlare di qualsiasi cosa. Il pubblico... Ma te hai lavorato. No, potrebbe. No, non è sbagliata già la domanda. Perché stavo dicendo, te hai lavorato con Greggio. Dico, no, Greggio ha lavorato con te, che è diverso. Greggio. Parliamo sempre degli arabi. Non il petrolio. Il petrolio degli arabi. No. Greggio. La banda, la famosa banda di Milano, sì. Sì, questa è una banda lì, sai. Come è una banda? No? È una banda, sono tutti insieme, c'hanno inciucci. Beh, sarà un gruppo di lavoro. Ma sì, hanno case a Monte Carlo. Uno scoop, ecco, ma abbiamo parlato 2 minuti, già 2 scoop. Cosa stavi facendo, maestro? Io dipingo. Ti posso dire, maestro? Dipingo perché non sono rimasto nell'oblio. Cioè, io dipingo. Lascio ai posteri le cose che faccio, capito? Qui ancora sono all'inizio, vorrei fare un Cristo, ma mi sta venendo fuori. Cioè, te nel testamento scrivi i posteri, lascio tutto ai posteri. Certo, questo rimane. E chi sono i posteri? Tra 10 anni non parla più nessuno di me, capito? Questo invece il bambino che passa e dice: guarda il nonno che era incoglionito, cosa faceva allora, eccetera. Ed è, rimane in casa. Praticamente la pittura è una cosa che rimane. L'arte, quella vera, con la maiuscola, rimane, le altre passano. No, non facciamo discorsi seri, parlami di te.
Raccontami della tua vita, cosa stai facendo? Beh, ecco, mica sei diventato anche psicologo, scusa. No, gay sono diventato. Sono diventato gay. No, senti. No, faccio teatro a livello artigianale, la bottega del buon umore. Te l'hai fatto e lo fai a livello industriale. Io lo faccio a livello, sono un artigiano. Ho capito. Anche perché c'erano gli amici che vengono gratis. Come gli amici che vengono gratis? Beh, quelli che hai con te li paghi, non so, cioè una compagnia regolare. Ci sono i professionisti e i semiprofessionisti, ci sono quelli a libro paga e quelli a rimborso. Quando tu sei venuto a teatro ti sei già scordato che eri a libro paga. Ah sì, una sera ho preso i soldi, tutte le sere. No, sei venuto una sera, ma dai, ma perché devi farmi fare brutta figura che non è vero? No, sto scherzando. Ascolta, ma non è che ti ho tolto l'ispirazione che mi chiedi danni? No. Come, sono qui, cos'è quello? Questa è una cosa che si usava una volta. Cioè, questo il professore mi ha detto, lei continua a fumare, non smetta, non dia retta a quelli, perché c'è chi prende immediatamente qualche cosa e chi invece continua a fumare. Io fumavo ai tempi di Hitler, io sono stato ospite suo, no? Ma non è vero. 15 mesi, come no? In campo di concentramento. Cioè, ero ospite dell'esercito tedesco. Però sei riuscito a tornare a... Fumavo le foglie d'albero. Allora, penso. Eravamo nel 1943, dopo l'8 settembre, preso e portato là. Vabbè, ma cose passate. Quindi pensi che dopo aver affrontato quello si può affrontare tutto? Tutto, ma tanto la storia si ripete. Speriamo di no. Ripete, ma no, ma Raffaele, no, no. Studia la storia. Ascolta, però non fumare, che il dottore, non so, tu tieni una birra in bocca che ti dà il senso della sigaretta e più non ti fa niente. Dai, ma cioè, perché qualsiasi, ecco, vedi, questa è il professionismo. Qualsiasi cosa io faccia tu ci metti qualcosa dopo. Di umorismo. Certo, l'ultima, certo. La dici sempre tu, è come, no, l'ho notato, trovare la gag, trovare le cose. Io guardavo la televisione questi giorni, ci sono delle persone che raccontano la storia della televisione, non sanno assolutamente nulla. Siccome io c'ero, perché nel 52 io ho cominciato in televisione a Milano, so come è nata la televisione. Stava raccontando un sacco di balle, gente che non c'entra niente. Ti ricordi un signore che si chiamava Mike Buongiorno? Aveva la busta. Perché aveva una busta quando faceva le domande? Perché la risposta era la busta. La trasmissione che vedi adesso c'è la truffa, perché mandano avanti chi vogliono, fanno vincere chi vogliono, perché la risposta viene dalla regia, che può cambiare al momento opportuno se uno è simpatico o è antipatico. Se tu fai caso in quelle trasmissioni, continuano ad andare avanti i simpatici o la bella donna o quello che vogliono portare in trasmissione, capito? Vabbè, ma non entriamo in polemiche, parliamo di altre cose. Ci assomigliamo? Sì, cioè, tu però hai meno coraggio di me in questo momento nelle cose, non ti butti, non fai. Io vedo, potrei entrare in un palcoscenico adesso e dire subito, lei cosa fa qui? Esca, si alzi, vada via. Oppure, parliamo di Berlusconi. Io non ho già avuto molto coraggio a venire a parlare con te, affrontare un confronto impari. No, perché pensavi che io fossi uno ricco, capito? Dice, questo che delle volte mi lascia. No, me l'hai detto subito. Guarda, c'ho una lira, l'ho detto subito. No, ma se sei ricco dentro... Bravo, hai detto una cosa esatta. Sai che sono 7 volte che ci vediamo, non mi hai mai detto bravo una volta. No, adesso l'ho detto bravo, hai ragione. Adesso io vivo di rendita, sai che di sto complimento qui vivo di rendita 2 mesi io? Sì, bene, tu mi avevi detto che mi presentavi uno che avesse un'emittente privata, perché io c'ho ancora un sacco di idee, ma con un'emittente privata adesso, anche facendomi pagare poco, non mi frega niente, mi pagano le spese, ma mi piacerebbe fare, non so, fuori il rospo. La trasmissione si dice fuori il rospo, lei che era spacciata dentro, lo stiri fuori. Ma te aiuta me intanto, che te non puoi avere l'energia. No, intanto dimmi cosa devo fare in TV, cosa devo fare io? C'è la possibilità di andare in televisione? Tu? Sì. Ma dove? Attenzione, quale televisione? Le private, la nazionale? Quale televisione? La nazionale senza filtro, le private. In privato. Ogni tanto, cioè, adesso andiamo a parlare. Io dico Pisu m'ha detto e loro. Che verrebbe volentieri a fare una trasmissione anche giornaliera, ma a poco i niente ci si mette. Ma giornaliera la fai di giorno o di sera? Allora che voglio, beh, dipende dal palinsesto. No, perché tu adesso avrai una vita più regolata, andrai a letto presto. Cioè, mezzanotte. Cioè, non puoi affaticarti.
Beh, certo, non posso andare a fare la maratona di New York, quello senz'altro. Cioè, voglio dire, Raffaele, mettiti, non sei più lucido come prima. No, sono più lucido io di te adesso. Io sono lucidissimo. Ma dai, ma sei sicuro? Non è una tua impressione? No. Rimangono tutti meravigliati perché la testa funziona. Il resto non funziona, ma la testa ancora c'è. Cioè, vuoi dire, ma allora io sono meno lucido di te? Beh, allora io che prospettive ho? Ma, un po' dure, Ma campo dai. Di concentramento, sta arrivando la rivoluzione, lo sai, te lo sai? No, non lo so, io adesso penso a questa trasmissione che facciamo che decolla. Tu fai l'esperto da casa? No, io vengo lì e parlo con la gente, io poi, esempio. Vieni lì, allora dai, vestiti mo' che andiamo. In questo momento? Dai. Andiamo, dai. Dai. Chi lo dice a tua moglie? Lo dico io, non ti preoccupare. Dove vai? Quale emittente vai? Andiamo, partiamo no, da... No, dimmi quale emittente perché mi conosco parecchi io. Partiamo da DTV. DTV, la famosa D.TV. Sì. E cosa vuol dire? Non lo sai. Vuole dire... Domodossola, che vuol dire sto D? È il nome day. Che... Ha... Day no, io di come dire. Ah, dire, parlare. E di come digitale, mi certo. Sta di come adesso che... va il digitale, adesso... No, adesso vanno le televisioni che non pagano, che non costano niente, ecco perché fanno i talk show, perché i politici non li pagano, quello che presenta un libro non lo pagano, quello che va lì per trovare gli amici per fare la serata non lo pagano. E se non ci paga più nessuno torniamo al baratto allora. Certo. Tra un po' ci torniamo. Che fare di non pagare l'abbonamento, a nessuno. Non pagare l'abbonamento, quello sì. Invece si paga, però cala tutti gli anni. Sì, cala? Non lo so perché non l'ho mai pagato. Mi racconti un aneddoto simpatico? Su che cosa? Hai conosciuto le più tutti. Grandi soubrette, i più tutti grandi... Tutti i grandi attori, eccetera. Calindri. Calindri, il Cinar, quello che faceva... Calindri recitava il piccolo teatro, e una volta c'era il suggeritore, ancora con la buca... Dal centro del parco scenico. Ci sono le buche anche adesso, non le usano. Con la tenda rossa sopra, famosa, che era bello il teatro allora, perché quando si scendeva la luce, c'erano questi sipari rossi che ti davano già un calore, no? In più, quando aprivano i sipari, c'era questa buca rossa che era un fascino. Vabbè. Allora lui entrò e era il piccolo teatro di Milano. Sì. Allora dice: questo è in un castello, parlava, questo castello meraviglioso che vede, e soltanto non si era accorto che era entrato con i pantaloni aperti, esaltati. Allora il suggeritore l'ha fatta. E, sai, quando un attore poi sta da parte, gli dà fastidio se qualcuno suggerisce. Questo castello che vedete porta là a destra dove una volta i nobili cioè, l'ha fatta. E mentre a sinistra, in quest'altra, e tutta la gente dietro che era una scena dove c'erano parecchi attori. Quest'altra parte invece parliamo della regina Elisabetta, la patta, la dico, ma non è la mia. Oh, e no, avanti, si è canto con il suggeritore, perché non si era accorto che, giustamente, era un aneddoto, tanto per parlare di un attore, ecco. Sì, sì, perché quando uno è sicuro della parte, è vero, è fastidioso certo, sentire il bisbiglio. La patta, e tu che fai? Sai una parte tua, dici la patta, questo mi sta suggerendo una cosa che non è mia. Vabbè, questo non è un piccolo aneddoto. C'è differenza fra il teatro di allora e il teatro di adesso? Sì, che pagavano allora. Insomma, ancora? Cioè, ma la base è sempre quella, scusami. Dici, che differenza c'è fra la televisione di una volta e quella di adesso? E io avrei risposto subito, perché una volta c'era all'uscita il cassiere che pagava la trasmissione. Cioè pagavano ogni trasmissione, penso, parlo del 54. E finito lo spettacolo con Bramieri, c'era l'ufficio apposta lì, all'uscita, dove c'era il cassiere con il contante che ti pagava. Bello. Ma però tu amavi talmente il tuo lavoro che eri disposto a pagare te perché facevi quello che ti piaceva. No, i soldi mi servivano per spenderli, perché io li ho sempre spesi. Io li prendevo e li spendevo. Quindi te fai girare l'economia. Un giorno che adesso non mi pagano più, non posso più spendere, hai capito? Pensa però, però ancora oggi vengono a intervistarti i migliori intervistatori, Davide Dal Fiume. Certo. Il famoso Dal Fiume, che era con Gabriele D'Annunzio quando fece la marcia su Roma. Ah, no, non era un omonimo. Era un omonimo, tuo zio. Vabbè. Comunque, io ti voglio, posso assicurare una cosa. Io come intervistatore, tu non lo crederai, sono molto meglio di così, solo che te mi emozioni sempre. Lo credo.
Per cui, come fai? Mi metti a mio agio così io ti intervisto al meglio delle mie possibilità. Va bene, cominciamo da capo. Cominciamo da capo. Mettiti il suo agio, spogliati, hai fatto il bidet, mettiti il suo agio, scusa. Cosa faccio? Mi tolgo la giacca? Cioè, sì, fa caso, se io sto il microfono, il gelato, il famoso gelato. Buonasera, eccoci qua con un noto dottore del passato che si chiama Davide Dal Fiume. S'accomodi, benissimo, s'accomodi, l'ha intervisto. Si ricorda i tempi quando ha cominciato lei? A Bologna, mi sembra. No, a Imola, ho iniziato a fare... L'ospedale dei matti. È vero, sì sì, era una rappresentazione al cinema dell'Hollywood, dell'Osservante. Siamo conosciuti, ero lì internato. Dimmi, dimmi. Ma tu non c'eri, no, non c'eri quella volta lì? No, ma facevo l'uscire, l'uscire del manicomio. Dunque, signor Davide, posso darle del lei, sì. Del lei o del tu? No, del lei. Dammi quello, e io cosa? Lei continui nel suo soliloquio. Allora, soliloquio che è nuvoloso. Nuvoloquio. Posso fare la domanda? Perché sennò poi in televisione non mi prendo in servizio. Volevo chiedere, lei cominciò con chi? Con Filogamo? No, con chi? Non c'è Filogamo, era un cantante da allora. No, io cominciai con Alessandro Magnani. Ah, meglio quello dei cioccolatini, meglio quello di Bologna. No, 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 dopo... no, non era Magnani. Non sai che ci sono i cioccolatini Magnani a Bologna? Sì, sì, sì. Buonissimi, sì. Buonissimi. Scusa se l'ho interrotta. Beh, quindi, guarda, guarda che filone, che... hai fatto la pubblicità occulta. Davvero? Ho buttato dentro... Possiamo andare da Magnani allora? Possiamo andare... Andare a Sertosa però, perché non c'è più Magnani, è già andato. Beh, ci saranno comunque... Beh sì, i parenti hanno già speso tutto, non c'è più niente. Perché di solito quando lasciano i parenti, poi nel giro di 2 anni disfano tutto quello che il povero vecchio ha fatto in 40 anni. Ma vedi che mi fa entrare sempre nella polemica, però nelle verità... Ma te sei un polemico! Vero? Però con le verità, non vado a fare la polemica gratuita. Quando c'è qualcosa... Quindi te dici che ci sono delle polemiche costruite ad arte, cioè finte? Finte, ecco perché non parlano mai, per esempio, non so, del Salvo Berlusconi, con quello che ha fatto Renzi adesso, praticamente era un inciuccio, ero d'accordo. Io non ho detto niente, cancellate, prego, ricominciamo da capo. Parliamo di te, invece. Cantavi? Cantavo, io diciamo che ho cercato di imparare dai grandi, io guardavo sempre i filmati di un certo Raffaele Pisu per cercare di imparare. Sì, ma era un baloso, non era niente. No, no, non dire così, non distruggermi un mito. No, ma era uno che la sollevava il polverone. Non è vero. Come adesso, non c'è niente, solleviamo un polverone e andiamo avanti. Io ho fatto certe trasmissioni, mi ricordo, che non avevo mai letto il copione. Sapevo, lo so che doveva entrare... Caterina Caselli e io dicevo altre cose, poi certamente diceva, beh, torniamo a noi perché è il momento della musica, ecco a voi una grande. Quindi sei una mina vagante. Sì, bravo, una mina vagante. No? Però bisogna essere bravi a improvvisare, cioè ci sono, io quello che ho imparato, dimmi se non l'ho imparato, a me mi sembrava, però se non l'ho imparato, te mi dici non l'hai imparato, però se invece l'ho imparato, dimmi che l'ho imparato. Ecco. Ci sono due tipi di attori, oppure anche di più, però ci sono attori che vanno a macchinetta, che non improvvisano una parola e non sono in grado. Ci sono attori che sono in grado di improvvisare, magari non sono in grado di fare esattamente nello stesso modo. A Walter Chiari. Walter era uno così di quelli che dici tu. A Canovaccio, come la commedia dell'arte. Non sapeva neanche cosa da dire, capito? Certe volte al Duse, mi ricordo che una sera andai a trovare, lui arrivò, si tolse il paltò e tornò in scena, ed era una commedia, non è che doveva avere il suo monologo. Però lui sapeva che, aprendosi paro, uno diceva 3 battute e poi stava lui. Lui è entrato in quel momento, ha sentito 3 battute, è entrato in scena. Ed era commedia, però invece improvvisava. Però a fare così voi, perché sei così anche te, molto, sì. A fare così voi siete il terrore dei televisivi, perché non vi ingestiscono, hanno paura che affrontiate degli argomenti tabù dei registi. Il regista ha paura, perché se dove andiamo, cosa facciamo, che succede? Ma questo succede anche agli attori. Campanini, per esempio, mi raccontava che non sapeva mai cosa gli avrebbe detto Walter Chiari quando facevano i deregi. E lui era terrorizzato, perché diceva, avanti, vieni avanti, cretino, dove sei stato? E il dottore.
Però sembrava... sapeva già il dottore, non sapeva più dove andare a Caparini. Dice, che dottore? Sì, il dottore, e il povero Caparini anaspava per sapere dove andava a finire Valeriano. Però non si vedeva mica questa difficoltà, e guarda che secondo me erano un sodalizio artistico tosto. Certo. Cioè erano... a parte perché si conoscevano, e a parte il fatto che Caparini conosceva Valtechiari, e Valtechiari sapeva che poteva fidarsi di Caparini perché poi poteva uscire, dire quello che voleva, perché Caparini l'avrebbe riportato al discorso giusto. Capito? Bene. Vado a parlare con la TV. Finale quello che vuoi. Ti telefono fra una mezz'oretta. Sì. Ciao. Ci vediamo. Mi dispiace per il signore che è stato lì un quarto d'ora con la macchina, con la camera. Con la camera. Come si chiama? Enrico, grazie mille del vostro apporto. Salutami tutti gli altri cameraman che non sono potuti venire oggi. Facciamo finta già di essere. Sono nel Cameron. So che la nostra trasmissione piace molto. Abbiamo già un indice di rendimento ottimo. Questo professionista che è Raffaele Pisu vi saluta. Ok, siamo qua per il secondo tempo, chiamo l'ospite, abbiamo il piacere di avere qui con noi stasera Francesco Minarini. Ciao. Bonsoir. Mica farti finta di non conoscermi, ci conosciamo da decenni ormai. Sì. Più regista, più autore? Regista è un... è un'attività questa che mi prende nei ritagli di tempo, dato che ho un lavoro che mi impegna abbastanza in altri fronti. Però è diventato una seconda attività parallela. Importante anche quella. È da quando ero piccolino che mi interesso di cinema, come tu saprai. La mia storia potrebbe partire un po' dal Nuovo Cinema Paradiso. Ecco, quindi ero tanto piccolo. Che è stato che ti ha fatto appassionare proprio? Ma è una cosa di famiglia, insomma. Mio nonno già proiettava i tempi del cinema muto, proiettava e voi siete... già dei tempi di Ridolini. Voi avete anche... Mio nonno, mio padre, io dopo... Mio padre cominciò a girare filmati, cortometraggi di vario genere, e dopo io ho esteso ulteriormente questo interesse. Insomma. È da tanti anni ormai che si girano cortometraggi, ne ho sui 24-25 all'attivo, in diversi, tu lo sai bene, che conosci molto bene, sei protagonista proprio te. Alcuni sono stati pluri premiati. Sì, sono andati molto bene, io è un'attività che mi ha dato molte soddisfazioni. Ultimamente sono stato un po' meno attivo perché ho avuto più impegni in altre direzioni, ho girato anche documentari. Quindi è vero, fai anche documentari di interesse storico, di interesse naturalistico. Sì, un documentario girato con Paolo Grandi. Ma io adesso, scusa, non so come intervistarti, cioè preferisci un'intervista alla Bruno Vespa, alla Chiambretti? Ma fai te, perché io sono arrivato qui quasi per caso, quindi mi dici te come la vuoi improntare, insomma. Noi di solito facciamo cose abbastanza spiritose quando lavoriamo assieme, poi io magari dietro sono più abituato a stare dietro la camera più che davanti. Però, insomma, adesso vediamo di tirar fuori i concetti che vogliamo dire stasera. Insomma. Quindi in una storia, parlando da tecnico, da esperto, è più importante il regista, l'autore, l'attore? Parlando in generale sono importanti... Importante molto l'idea, la scrittura, insomma, da dove parte tutto il concetto. Poi il regista ha una parte importante, però è altrettanto importante anche il montaggio, quindi tutto il materiale che tu hai, dopo gli riesci a dare un'anima, poi, perché se guardi girati,
ti sembra una cosa improponibile, invedibile. Guarda, io volevo che tu rispondessi così, se mi hai fatto, mi hai fatto piacere. Ma hai dirottato bene. No, non t'ho dirottato bene, però nel senso che sono contento di essere d'accordo, nel senso che senza un'idea, senza un regista, è un po' come l'allenatore nella squadra di calcio, il regista sia nel gestire la squadra, ma prima di tutto deve avere... Sì. portato un'idea con gli sceneggiatori per tutte le cose, insomma, ci può essere un ottimo regista, ma se l'idea non è buona puoi girarla anche molto bene, però se alla base non c'è una partenza interessante, non ha molto senso girarla, ecco. Quindi alla fine si va sempre, tanto tempo lo si impiega ad andare a ricerca delle idee, cosa facciamo, cosa giriamo, e dopo le riprese magari si concentrano in un periodo non enormemente lungo, poi ci vuole molto tempo per montare. L'opera a cui sei più appassionato? Più Ma generalmente sono le ultime, quelle in cui magari pensi di esserti avvicinato di più a quello che ti senti. Ma io tendo a fare cose, magari il denominatore è sempre quello, però cose un po' diverse l'una dall'altra, quindi se una è più seria, dopo l'altra è più divertente... poi sì, di coppia, quello è un po' una costante che ho mantenuto con piacere. Non è detto che io faccia sempre queste cose, però il rapporto di coppia, sono partito di lì, guardando, avendo come piacere di guardare film europei, forse più che italiani, parlo forse più di Francia nel corso degli anni, dopodiché sono partito un po' da queste idee e il rapporto di coppia era centrale un po' in queste storie e l'ho portato avanti per diversi lavori, il rapporto di coppia. Scherzandoci anche molto a volte, cercando di essere molto... E quello che è interessante è che riesci sempre a vederne dei punti di vista diversi, almeno per quello che mi è sembrato. Sì, insomma... Mi piace avere, quando un'idea ti sblocca, ti convince, dico sì, vale la pena che venga filmata, dopo... L'attori con cui mi hai parlato di attori molto importanti a volte. Ho lavorato con Davide Dal Fiume. No, quello. Ho lavorato con attori con cui mi sono trovato molto bene. Sì, lo sappiamo, Stefano Pelliconi, Alessandro Ristori, il protagonista dei Lettori, che è cantante, ma è veramente molto espressivo, molto bravo. Poi attrici meravigliose, Simona Zauli. Cortometraggio, c'è un elenco enorme di personaggi. Con quel cortometraggio ambientato in biblioteca. Ecco. C'è nessuno lì? Francesco, mi sembrava troppo bello per essere vero. C'era un'armonia, un silenzio, c'era già una concentrazione, un disturbo. Pronto? Sì. Sono la vicina, non sono al telefono, sono qui al citofono. Ho invitato due o tre amici a prendere un tè, ma qua fuori è freddo nell'orto, quindi se si ascolti, adesso mandiamo un tecnico ad aprire. Grazie, molto gentile, grazie. Va bene. Cioè, si sono appassionati alla trasmissione alcuni signori, questa signora in particolare, non ce ne liberiamo più fisicamente, finisce sempre per venire qua in studio, ma col guarda, fatto che abita qua vicino, okay. Quindi non so, gli avranno detto viene un regista, a lei piace molto recitare, ma adesso figuriamoci se non vorrà essere presa, essere provinata. Voilà. Hai anche un legame particolare con qualche attore romano? Sì, ho lavorato proprio di amicizia. Ho lavorato, sì, vabbè, di amicizia. Vabbè, sono fatti privati, no? È vero che tu non ostenti. Hai ragione. Sì. Diciamo più che altro che abbiamo la possibilità, il piacere di portarli al cinema a Castel Bolognese, posso dirlo, ogni tanto presentare dei film, registi, attori. È stata delle serate veramente molto belle. È venuto Alessio Boni. È venuto il regista Giuseppe Piccioni, è venuto Giorgio Diritti, insomma. Sì, avete sempre fatto un bel lavoro sul territorio e siete molto attivi. Sì, siamo molto contenti, è un'attività che ci piace molto, è tutto volontariato comunque. Comunque un bel gruppo di lavoro. Sì, 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 siamo un bel gruppo abbastanza numeroso.
c'è un volontariato veramente bello, sì. Sono belle persone, sì, al cinema moderno. Cosa c'è? Posso? Non, prego, mi chieda se può, se lo fa. Venite. Di solito non c'è nessuno qui. Io spero che Francesco buonasera, sia. Buonasera. Scusate, ma fuori è freddo, io... Ehi, volevo... Cioè, vi siete fatte microfonare? Scusa. No, c'era un signore, un biondino lì, ha detto, dai, mi metto il microfono, non so poi chi è. Noi abbiamo detto, dai, entriamo. Cosa avete portato? Ho portato i pasticcini. Va bene, accomodatemi. Mi scusi, prego, un po' di tè. Scusi, le signore chi sono? Le signore sono le mie amiche, questa è la mia amica Morena. Piacere. Questa è la mia amica Rosy, Rosetta però preferisce Rosy come... Cioè, come la Bindi? Sì, sì. I bicchieri. Li ho rubati all'ingresso perché non li avevo. Va bene, non è, glielo dico io, non c'è bisogno di rubare i bicchieri all'ingresso. Solo che non sapevo che c'era un altro giovane. È un regista, Francesco. Piacere, molto piacere, guardi, veramente un onore. Sì, va. No, lui è sempre qui, sa. Cioè, io sono anche un po' in difficoltà, io mi scuso col mio ospite, ma... Cioè, già, ma i registi sanno. Cioè, a proposito... Noi abbiamo letto un suo librino che c'è tante cose, però abbiamo trovato una cosa che ci piace. Fatecela dire. Dopo mi dite cosa avete trovato delle mie cose. Adesso continuiamo a parlare con Francesco. Allora, ci sono degli investimenti da fare per fare un cortometraggio, un documentario? Dipende, sì, cioè sono degli investimenti, un'attrezzatura che comunque quella, diciamo, la si mantiene per vari lavori e poi l'investimento molto è il tempo. Quanto tempo richiede? Dipende dal film, ci sono stati film che sono andati molto bene, che sono la lavorazione è durata un fine settimana, questo si tratta di cortometraggi. Ah, beh, si fa presto allora. E poi il montaggio neanche troppo tempo, certi altri film sono durati la lavorazione degli anni, sembra strano ma si sono protratti proprio a seconda della disponibilità degli attori, delle situazioni anche meteorologiche. Praticamente il set rimaneva sempre aperto perché un attore non poteva quando poteva l'altro. Diciamo, nel nostro livello di produzioni andiamo in set già definiti, non costruiamo set come questo. Ah, questo è la scenografia. Sì. Io stavo guardando prima. Puoi fare una descrizione della scenografia. È di Luzzatti, Sì. Carlo Luzzatti. Ah, spostabile. Sì. Adesso. È anche cadibile. Ma è anche spiritosa lei, è proprio un dono di natura. Si può tenere ferma quella e spostare lo studio, se no. Vedi il regista, che idee che ha. No. Cioè, voi però vi rendete conto, siete un po' frivole, perché vi quasi innamorate sempre dell'ultimo uomo che vedete. Cioè sempre, adesso non so le amiche, ma parlo di te. Guardiamo al meglio. Scusi. Guarda, lei ci rappresenta. Io ti ascolto, più per scusarmi le faccio sentire un raviolo. Ah, mangiare così in TV davanti a te, agli obiettivi. Prego. Se non voglio essere l'unico a mangiare. Vabbè, allora saranno male. Mi è preso lo stress per st'invasione. Aspetti che lei non sa fare, sa sta roba qui. Ecco, prego. Si deve fare... Wappala! È veramente buono. Sì, adesso non è che posso servire tutti, grazie. Sì, ma io anche ho rubato solo 4 bicchieri. Adesso uno, abbiamo l'ospite. Grazie. Mi scusi. Ecco. I documentari, dicevo, sono più interessanti forse perché praticamente ci permettono non dimenticare, no? Quelli hanno un valore ancora di più. Sono è tutto un altro tipo di lavoro. Il documentario è un altro tipo di atteggiamento. Deve fare quasi lo studioso, lo storico, per andare a cercare il materiale. Fortunatamente, perché poi... come dicevo prima, lavoro con Paolo Grandi, che è uno storico, sempre di Castel Bolognese, veramente molto bravo. Sempre con l'aiuto anche di mio padre Angelo, che ho citato prima parlando del cinema, e altre persone che ci aiutano. E abbiamo girato vari documentari. Il primo si chiama Al di qua del fiume, è un documentario sul passaggio della Seconda Guerra Mondiale a Castel Bolognese. Quest'anno avrà, penso, varie proiezioni, essendo il 70°, quindi ha qualche anno, però è sempre un documentario nel tempo quasi... diventa più importante perché si distanzia sempre di più il periodo.
abbiamo girato varie biografie su alcuni personaggi castellani, quindi sono più a livello locale. E quindi dopo questo tipo di lavori ti sono richiesti dalle amministrazioni, dalle associazioni? Sì, ci sono alcune proiezioni. Generalmente in varie situazioni, in vari cinema. Noi se possiamo aiutare qualcuno che fa un'attività di questo genere a farsi conoscere ancora di più, lo facciamo volentieri. Grazie. Perché effettivamente, lo vedi, l'evoluzione dell'uomo è come una coperta corta. Ci evolviamo da una parte, dimentichiamo delle cose acquisite nei tempi precedenti, torniamo a recuperarle, riperdiamo le altre, cioè è come se l'evoluzione umana non avvenisse mai completamente. Non guardo lei, no, perché vedo che è subito, è come se non avvenisse mai completamente, no? Sì. Anche noi da adulti non è che diventiamo veramente adulti fino in fondo. C'è sempre un lato. Ho paura proprio che sia vero. C'è sempre un lato che ha voglia di giocare. Un lato e mezzo. Fra quanti lati? Ma non gli dia spago, Francesco. Tra due lati. Non gli dare spago. Tra questi tre caratteri, queste tre fisionomie, caratteristiche somatiche, c'è forse un carattere che vedresti per un tuo prossimo lavoro? Guarda, ma certamente. Se vuoi fargli fare le pose, sì, dopo dipende dalla storia. Siamo il un po' tipo deluso. Di ruolo di cui c'è bisogno. No, hai bisogno, se vuoi fargli un provino, sono qui. Guarda, dobbiamo. Adesso faremo. Vedi che rimanda. Rimanda. Quindi non ti ha colpito nessuna delle tre. Beh, adesso tiriamo le somme così velocemente. No, bisogna. Devi vedere anche cosa sanno fare, perché adesso lei spalancava gli occhioni, ma non si capisce mica al di là dello sguardo che cosa concretamente c'è dietro. Beh, ci sarà tutto quello che. Lei non ho capito se è un. Cerco di stare composta, così mi nota per l'eleganza. Chi la nota per l'eleganza, scusi? Il ragazzo. L'ha notata per l'eleganza? Per me cerco di c'è la Bruna davanti. Non, movenze eleganti. Mi devo spostare un po'. Cercando di dare movenze eleganti. No, faccio perché voi possiate incrociare gli sguardi, mi tiro indietro perché sono. Possiamo fare un lancio di una sua opera? Ha dato qualcosa in regia prima, ho visto. Sì. Vediamo cosa ci fanno vedere. Va bene. Ti ho lasciata in asso sul più bello. Avevo già perduto il gusto, il mio desiderio di conquista muore se vedo terra in vista. Tutte le attenuanti. Non so più come fare con voi. Ma io davvero non sapevo che venivano, te ci devi credere, Francesco. Io non sapevo che venivano. Non ci è venuto a prendere un tè. Ho capito, siete venuti a prendere un tè, ci sono un mucchio di locali in zona, non è che si va a prendere il tè negli studi televisivi. L'orto è qui vicino. L'orto è qui vicino. Comunque, vogliamo giustificare la vostra presenza? Sì. Vogliamo giustificare la vostra presenza? Avete detto che avete un brano, sintetizzandolo, lo fate questo brano, lo vediamo? Può darsi che mi sbaglio, io che sia prevenuto, che invece scopriamo dell'ecletticità straordinaria, non mica detto, perché c'è della gente che non daresti 2 lire, invece ne puoi dare anche mezzo. Dai, ci possiamo stare in piedi? Sì. Lo sorprenderemo. Avete il palcoscenico voi. Il regista. Chiedo scusa, io regista. Però vedo che lei è rimasto male. Francesco, è già chiusura così, eh? Se non ti sconfinfera sta cosa. No, vuoi che non glielo faccio fare che le mando via? No. No, se te vuoi che le mando via, io le mando potremmo via. Potremmo essere le sue mamme. La mamma non si manda mai via, allora fate. La allora. Mamma e le zie. Allora, siamo tutti con voi, fateci provare i brividi, fateci sognare. Lei allora fa. Guardi, la vedo molto altezzosa, va bene per fare il personaggio più.
Guardi, siamo qui in questa, ci troviamo in questa tavola rotonda perché vogliamo approfondire alcuni argomenti. In modo particolare vogliamo intervistare questi personaggi che si sono molto resi famosi nel mondo dell'alimentazione. Abbiamo il piacere di avere con noi Miss Piadina e Mr. Hamburger. Hamburger, prego. Diamo la parola a Miss Piadina, cosa ci racconta? Salve, io sono la Piadina romagnola. Io nella mia vita ho sfamato le famiglie, in tempo di guerra sono stata quella che ha tenuto cementato tutte le famiglie, le sfamavo tutte, tutti hanno avuto bisogno di me. Io, Hamburger, sono presente in tutto il mondo, quasi tutto il mondo. Ci sono delle piccole parti dove non mi conoscono, ma è perché economicamente non mi conviene andare. Ma presto colonizzerò tutto il pianeta, perché nessuno può fare a meno di noi, hamburger americani. Ma va. Io, guardi, sono nel mondo. Sì, sto tranquillo, perché tanto so di avere tutti dalla mia parte. Lei lo conosce, una giovane bellissima e bravissima, si chiama Samantha, è andata in orbita e ha portato la Piadina, l'hamburger, l'ha tirato fuori dal finestrino. Lasciamo parlare Mister Hamburger. No, la ragazza non poteva esprimersi più di tanto, ma in realtà lei non è conosciuta come me in tutti quei bei palazzi americani pieni di luci, Mac, Donald, non dice Mac, niente. No, Mac. Non c'è scritto Piadina Romagnola, c'è scritto McDonald's. Piadina Romagnola c'è scritto in tutte le baracchine della Romagna, ogni angolo, ogni strada c'ha la piadineria. E tutti sono lì che mi addentrano ed è una soddisfazione pazzesca. Questo lo dobbiamo riconoscere, d'altra parte, però voglio dire, non c'è nessun angolo della nostra Italia dove non ci sia McDonald's o Burger King, anche questo dobbiamo riconoscere. Anche perché non è possibile. Ma gli americani li vedete che sono tutti grassi così perché mangiano gli hamburger? Qui sono tutti fighi. Beh, adesso su questo potremmo aprire un altro... Vietate finché volete. Ecco, io direi che a questo punto ci fermiamo qui. A questo punto non vogliamo travalicare... Io non sono un modo di mangiare, ma il modo di mangiare. Anche su questo potremmo avere qualcosa. Va benissimo. Abbiamo avuto il piacere di avere con noi queste due splendide figure. A questo punto finiamo l'incontro, però vi diamo appuntamento alla prossima settimana perché vogliamo parlare di un argomento molto interessante. I cavoli e la merenda, che cos'hanno in comune? A questo punto vi saluto, buonasera. Avete visto, questa sera ha fatto spostare anche l'albero di Luzzati, il nostro regista si è chiuso in se stesso, farà un prossimo film introspettivo. Certo. Le siamo piaciuti, vero? Il nostro vero? Pubblico sì. Ci aspetta per la prossima volta. Io la prossima volta vi do appuntamento in un posto segreto dove la signora Bruna non potrà raggiungerci. Vengo, trovo tutti io. Con latte piaggio vado ovunque. Buona serata. Salutate, buonasera a tutti. Facciamo l'inchino come a teatro, avete fatto un pezzo teatrale.